Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach. With your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. In Cosa Credi? Nella popolarità, nei modelli, nei trend o magari nelle convenzioni. Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Scegli nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot E Cockpit 3D. Grazie all'eco bonus, Peugeot hai fino a 4.000 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. L'offerta scade il 29 febbraio. Scoprila su Peugeot.it. Quando uscì in Italia fu una vera rivoluzione la seconda fatta da Fibra perché ci fu il primo featuring con un artista pop, a suo tempo Gianna Nannini ed era una cosa impensabile ragazzi sì, eravamo veramente un... generazioni eh, chiuse cioè già Fibra col disco Tradimento aveva fatto questo tradimento all'hip hop stando al pubblico Uh, dei, dei cosiddetti rosiconi, i cosiddetti puristi che di rosiconi è brutto da dire però eh, riascoltando poi Tradimento riascoltando un po' la carriera di Vibra e dici ma cazzo c'è più hip hop in questa merda che eh, in tutto quello che è stato fatto dopo quindi è relativo però questa cosa i due mondi devono essere divisi e infatti nel disco nella versione originale del, non, non c'è nessun featuring ma quando poi esce il singolo, viene fatto questo video. Io, tra l'altro, l'ho ricondiviso su YouTube in un canale, e ancora oggi mi pare che ci sia una cosa del genere. Ma tipo 40.000 visualizzazioni, una cosa del genere, che c'erano più, più canali che riproponevano. Vabbè, vi sto a parlare di un'altra epoca. però è bello anche riassaporare un po' la percezione di quello che era. Perché in Italia è un brano che fondamentalmente parla dell'Italia che in una maniera che oggi magari è, è un po' eh, sono tutti concetti detti, stradetti ehm, però in quel momento ha avuto l'effetto di, di, di Saviano che dice no, i di Lauro sono dei camorristi Ok, grazie a cazzo sappiamo tutti, ma chi ha il coraggio di dirlo? E questo è stato Fibra quando ha fatto canzoni a livello eh, che trattava tematiche eh, mediatiche come quando fece la canzone su Erika Oeomar, la canzone su Piccolo Tommaso e canzoni come questa. Fibra eh, eh, ha descritto l'Italia in maniera eh, semplice, oggettiva e... E in cui ci trova tutti d'accordo, perché noi italiani, i nostri difetti, li apprezziamo. Quindi questa critica è stata anche ben assortita dall'italiano che si è sentito rappresentato. E, e in più c'era il featuring dell'artista pop. Gianna Nannini ai tempi non è che c'erano i numeri. Quindi la percezione che avevi di un artista pop era veramente la percezione di una star. Una star di alto calibro. E quindi Gianni Nannini era un nome inarrivabile. Figuriamoci, farci un featuring. Quindi, insomma, chi diceva no, chi diceva sì. Ora, chissà, secondo me, perché sto registrando che ancora non si sa qual è il featuring, secondo me uscirà eh, con qualche cantante pop sempre. E magari proprio Roseville che stanno a promuovere nuova scena però secondo me sarà un'operazione un diciamo che va a rimarcare quella roba si, eh, in maniera similare oppure eh, ci sarà un featuring di spessore se, se ci sarà un featuring a livello lirico eh, veramente mi aspetto un Marrakesh quasi quasi. Comunque, eh, secondo me il featuring lo dobbiamo andare a cercare tra gli ospiti di nuova scena perché anche questa cosa di rilanciare un singolo eh, nel 2024, fare una sorta di remake eh, mi sa tanto di operazione commerciale eh, in una fase diciamo appunto di lancio commerciale. Eh, tipo firmi un contratto, devi lanciare un singolo in quel periodo, eh, facciamo questo, che poi Fibra è uno che l'ha anche detto, molti dischi che ha fatto non manco gli piacevano, li faceva perché aveva dei, dei contratti da rispettare quindi nel senso e oggi che inizio ad avere eh, diciamo una situazione contrattuale cose, inizio anch'io a ragionare con questa mentalità, cioè quali, quali brani li dai per il contratto, fai il disco, sì no il singolo. Quindi inizio a capirla, un'ottica che per me è incomprensibile. Perché come è la tua musica e come ti rappresenti, come fai a fare un disco brutto, anche perché non ci credo, perché i dischi di fibra, quando sono usciti sono stati tutti belli, tutti significativi. Quindi ci credo poco. Comunque, in Italia 2024. E tu cosa ti aspetti? Dimmelo nei commenti.